Benvenuti a un nuovo episodio di Blue Archive Story. Iniziamo! Episodio 4. Pianificare un'operazione, parte 2. Questo... Il cielo sta diventando rosso. Ma che cosa succede? Il sensei di Shale ci ha mandato un messaggio. Ha bisogno di aiuto. Ma pensi che possiamo essere d'aiuto? Siamo in fuga. E se mettiamo solo in difficoltà sensei? Non ti preoccupare. Troveremo un modo di aiutare sensei. Ah, ma cosa possiamo fare per aiutare? Chi va là? Che sia... Finalmente vi ho trovate. Vi ho cercati dappertutto. Ah? Da dove è uscita quella pistola? Misaki? Chi sei? Sì. Sei molto sospetta. Aspettate, io... Oh, l'elmo. È per il mio lavoro part-time. Ah, buongiorno Saori. Stai prendendoti una pausa dal tuo viaggio di scoperta interiore? Sì, più o meno. Scoperta interiore è un modo generoso di metterla. È soltanto una ragazza in fuga. Leader. Mi spiace, vorrei chiacchierare anch'io, ma non abbiamo tempo. Sensei ha richiesto il nostro aiuto. Sì, abbiamo ricevuto anche noi il messaggio. Sì, sì, esatto. Sono felice di vedere che stai bene, leader. Sì. E allora andiamo, dai. Io sono Urawa Nako. A capo... L'operazione del quarto Sanctum. Siete tutte pronte? Sì. La sorellanza è pronta all'entrata delle catacombe. Cioè anche quella del Sanctum. Però non ho sentito nulla da Sakurako da un po'. Dove è andata? Cavalieri, pronti in stand-by davanti all'area d'operazione. È un lavoro lavorare con lei. È un piacere lavorare con lei. Team del Quinto Sanctum, fate rapporto. C'è un problema qua, Noah. Un problema? Che tipo di problema? Odd si è nascosto sottoterra nella città fortezza. Lo stiamo cercando. Il problema è che la città fortezza di Eridu è protetta da un sistema di password creato dalla presidentessa Ryo stessa. Fare affidamento sull'origliare, vibrazioni... O rilevazione del rumore. È impossibile. La presidentessa Ryo? Ma non abbiamo avuto nessun contatto da parte sua da quando è scomparsa. Corretto. Stiamo calcolando tutte le varie cose mentre parliamo per capire il suo sistema di password. Il calcolo stesso è semplice, ma richiede tempo. E più equipaggiamento e staff di quanto ne abbiamo. Ah, di questo passo potremmo non farcela per l'inizio dell'operazione. Oh, questo è un grosso problema, vero? Ma
Stiamo facendo l'analisi del Sanctum qua. Anche se volessimo aiutare... Va tutto bene, Maki. Per favore, concentrati nel primo Sanctum come pianificato. Come sta andando l'Engineering Department? Stiamo cercando di trovare un modo per distruggere l'erosione di Odd alle torri. In ogni area. Ma stiamo avendo problemi? Oh, non riesco a trovare una soluzione. L'accesso è impossibile. Stiamo anche facendo un'analisi dei materiali del Sanctum. Siamo esauste. Mi spiace, ma non possiamo fare più di così. Mi serve più sonno. Mi serve, anzi, più caffeina. E Frenzy Max. Avrei voluto sviluppare la mia resistenza prima di tutto ciò. Adesso è inutile sperare in queste cose. Non possono aiutare nemmeno loro. E ora cosa facciamo? Ma certo. Big Sister, la sorellona, è sempre in una posizione di metterci in difficoltà alla fine. Imari! Ma qualcuno non ha contraffatto i legami di millennio una volta? Il sistema di sicurezza per dare i bond è stato anche stabilito da Rio. Cosa l'ha fatto succedere? Ah, non è risalita te, Imari? Veritas è fatta di tutti hacker White Hat. Quindi non abbiamo nulla contro le nostre etiche. Io? Oh no! La mia genialità è stata trascinata verso differenti direzioni. Io non ho tempo per questi stupidi comportamenti. E quindi chi è stato? Yuka, stai ascoltando? Ah, sì, sto ascoltando. Suppongo di non avere scelta. No, incontrami alla Self-Reflection Room, la stanza del riposo e della riflessione. Sto arrivando. Presidentessa, penso che questo sia il miglior piano per l'erosione della torre di Odd. Separarlo con un grosso buco attorno alla torre d'erosione e bruciarlo? È solo questa l'unica soluzione? Lo so, speravo di trovare qualcosa di più semplice. Ma con questo tempo, questo è tutto ciò che possiamo fare. Un progetto di ingegneria in questa scala essenzialmente è sviluppo urbano. Quale sarebbe il miglior modo di implementare tutto ciò? Un drone? E se mettiamo un lanciafiamme nella Thundergun? E una pala? E un martello? Non sarà abbastanza per qualcosa di così grosso. Dove si possono trovare le terme? Ci siamo anche noi. Oh, ma chi siete? Siamo il club delle terme. Le terme? Club? Ma come terme? Non abbiamo. Ci troverete ovunque ci sono terme e fonti d'acqua calda. In questo caso non ci sono. Ma lasciate perdere i piccoli dettagli. Ci penseremo noi in un battito d'ali. Scava a fondo, demolisci costruzioni e brucia tutto. Questo è il principio di sviluppo del Dipartimento delle Terme.
Tutto quello che conta è che raggiungiamo le terme alla fine. Non è complicato. Mi sono sempre chiesta come potrebbero essere delle terme nascoste nel bel mezzo di Millennium. È una grossa opportunità. Sembrano persone straordinarie. Ciao, ragazzi. Nome in codice, coniglio bianco. No, Kurosaki Koyuki. Vieni fuori, sei stata rilasciata. Koyuki, come sei stata? Eh? Sono libera? Ora? Ma perché? Non c'è tempo. Muoviti ed esci, Koyuki. No! Perché mi rilasciate così all'improvviso? Due senpai che provano a rilasciarmi all'improvviso? Io so cosa vuol dire tutto ciò. Mi metterete nel bureau di correction, di correzione, vero? Dico bene? Dovremmo trascinarla. No, aiutami. Solo perché non abbiamo scelta. Cosa? Eh? Non avvicinatevi. Mi state spaventando. State lontane. Di cosa stiamo parlando? Ho fatto la brava. Non ho causato problemi. Né ho provato a scappare. Quindi perché? È troppo brutto. Io mi rifiuto di prestarmi alla violenza. È ingiusto. Scusa? Ma sei qui per colpa delle tue azioni? Come puoi chiamare qualcosa ingiusto? Ok, Yuka. Penso che Koyuki si pente di quello che ha fatto. Proviamo ad avere una conversazione. Si pente? A me non sembra che si penta di nulla. Esatto. Che cosa dite? Intendete per rimorso? Sembra come se abbia fatto qualcosa di male. Non avevo controllo su tutto ciò. È stato come un incidente. Cosa? Falsificare dei bond è stato un incidente. Ma hai ordinato alle spaventose senpai della CNC di trascinarmi con la forza qua. Io penso di essere ancora la vittima di questa situazione. Ok, Koyuki. Ti penti di quello che hai fatto? Cosa? No, intendo... non era colpa del sistema di password debole? Quindi... Koyuki? Oh, potete non guardarmi in quel modo? Siete spaventose. Ok, ok, va bene. È stata tutta colpa mia. Che ne dici di scusarti? Sì, certo. Mi spiace davvero. Me ne pento immensamente. Che brava ragazza. Guarda, Yuka. Koyuki ha ammesso i suoi errori. Giusto? E adesso siamo a posto, no? Perché ascolti solo a Noah? Noah è spaventosa delle volte. È anche peggio dei miei peggiori incubi. E quando riporta a galla qualcosa che è successo anni fa, è con l'esatto... l'esatta data, il tempo, dice Koyuki. Koyuki, questo non è quello che avevi detto in quel momento? Con quella luce spaventosa nei suoi occhi? Quindi se non mi state portando al Correction Bureau, cosa succede? Non mi sarei aspettata che foste venute qua a liberarmi. Ci serve il tuo aiuto, Koyuki. Sì, sta dicendo la verità. Torna a Seminar. Ci servono le tue ridicole e incredibili abilità aritmetiche. Ah? Ora? A Seminar? Pensavo di essere stata buttata fuori. È annullato per adesso. Non abbiamo tempo da sprecare, quindi ti spiegheremo per strada. Ti abbiamo portato la tua uniforme. Vestiti. Ma mi piace questa outfit. Koyuki? Ah, sì signora!
L'ultimo rimasto è il sesto Sanctum, nel distretto centrale. Ehi là, come sta andando? Tutti i cittadini sono stati evacuati. Abbiamo costruito dei rifugi a 30 km dalla Sanctum Tower. Ma non abbiamo abbastanza personale. Anche se valchirie e delle volontarie sono stazionate nei rifugi e aiutano le persone. Anche il cibo è scarso. Provate questo. Fuka ha fatto questo porridge. Vi scalderà subito. Grazie. Yuri, prossimo calderone di zuppa è pronto. Puoi distribuirlo, per favore? Sì, ci penso io. Ah, ok, prossima cosa. C'è qualcosa che posso fare per aiutarti a cucinare? Va tutto bene. Sono abituata a fare pasti molto abbondanti con poco aiuto. Basterà che tu distribuisca il cibo come hai fatto fino adesso, Yuri. Ok, il club del pranzo di scuola è perfettamente equipaggiato per aiutare questo rifugio. Sono felice che in questo modo abbiamo potuto aiutare in questa crisi. Ma di questo passo potremmo finire gli ingredienti. Oh. Cosa? Cosa sta succedendo? Fuka, siamo qua! Siamo finalmente arrivate! Il club del gourmet! Perché? E perché siete tutte fradicie? Abbiamo sentito che stai facendo qualcosa di buono per le persone e quindi siamo venute per aiutare! Guarda, abbiamo portato un sacco di ingredienti! Oh, così tanto pesce fresco! Avremo più che abbastanza ingredienti adesso. Ah, vero? Così posso fare zuppa, tempura e pesce grigliato. Anche il valore nutrizionale sarà piuttosto decente. Non vi chiederò come mai voi state girando col camioncino del School Lunch Club adesso. Suppongo che ci sia stato un sacco di lavoro per recuperare tutto questo pesce. Sì, davvero. Siamo andati in ogni acquario e abbiamo recuperato tutto il pesce che potevamo prendere. Adesso non preoccupiamoci delle cose secondarie. Giusto? Questo è tra noi e lo School Lunch Club. Siamo qui per aiutarci in questi tempi difficili. Non lo chiamerei triviale. Ci servivano ingredienti. Ve ne dobbiamo una, club del gourmet. Prego, prego. Sai, possiamo essere d'aiuto in momenti come questi. Ah, che bellissima amicizia. In ogni caso, quando possiamo mangiare il pesce? Adesso, addio, il distretto di Shiratori è la terra di nessuno. Quindi potete prendere azione come volete. Grazie. Il guardiano del senso Sanctum non è stato ancora trovato. Ma abbiamo capito che è l'energia più potente fra i sei. Quando confermeremo la locazione del guardiano, lo attireremo nel distretto vuoto e faremo là l'operazione. Noi siamo gli scout che faranno una ronda nelle strade del perimetro della DU cercando il guardiano, i fumi. Oh, perché noi? Perché io? Perché le tue abilità a guidare i carri armati sono senza rivali, i fumi. E ci sarò io a proteggerti. Ho sconfitto 30 membri della Justice Task Force l'ultima volta.
Anche il doppio non dovrebbe essere un problema. No, non l'hai esattamente sconfitti. Sono soltanto... Ah, non importa. Volevo soltanto rilassarmi e guardare il film speciale di Peroro oggi. Anche io volevo proprio guardare Peroro. Dopo aver completato questa operazione, lo guarderemo insieme, i fumi. Hai ragione, Azusa. Facciamo del nostro meglio in questa missione. Sì. Ah, ah, ah. Siamo finalmente pronte. Mia, com'è andata? Tutto ok, Kaho. Contrasto di te. Ah, certo. Adesso, sono tutti pronti? Sì, sono qui per fare l'operazione speciale, sotto il comando del mio signore. Sono qua. Ah, sono Chidori Michiru, presidentessa del club di ninjutsu. Mi proclamo come partecipante ninja. Anch'io. Proclamo la mia partecipazione. Il club del ninjutsu. Tsukuyo. Questa è una scena essenziale, dove si mostra l'importanza del club del ninjutsu. Devi far valere la tua presenza. Veramente, pensavo che la mia presenza fosse già abbastanza grande. Non abbastanza. Bene, allora. Tsukuyo. Izuna. Sì, presidentessa. Cosa? Eh? Ninja. Unione Hyper. Cosa? Qui? Unione? Sì, presidentessa. Porteremo un coraggioso attacco avanti. Ricevuto. Ecco qua. La scena dell'unione. Mi state chiedendo che cos'è un ninja? E cos'è il ninjutsu di cui parlo? Che cos'è? Ah, va bene fare tutto ciò? Va più che bene. I ninja imparano sempre, esplorano sempre e seguono la loro strada sempre di più. Esatto. Fidati di te, Tsukuyo. Noi siamo il trio di ninja che lavorano senza fermarsi mai per spargere tutti gli aspetti e diffonderli riguardo alla bellezza delle ninja. Il trio dei ninja, nin nin! Con noi in questa operazione anche i bambini piangenti troveranno i loro sorrisi. L'elite del Ninja Club della Kyaku Academy. Siamo il Ninjutsu Research Club. È il meglio. I ninja sono sempre a risposta. Ma che cosa diavolo? Sono venuta qui perché mio signore mi ha chiesto un favore. Qual è il tuo comando, padrone? Sì, hai detto che c'era qualcosa che solo noi potevamo fare. Qual è la nostra missione ninja? Ci piacerebbe che il club del ninjutsu portasse avanti una missione speciale come unità separata. Una missione speciale? Sì. Vorremmo che voi andaste al grande Snowfield, il territorio ghiacciato, nella parte più a nord di Akiako. Eh? Il grande Snowfield? Ma in quel posto non c'è altro che neve. Per cosa? Ci serve di trovare la scomparsa presidentessa della Kyakoran. Eh? La Kyakoran? La presidentessa? Il consiglio della risoluzione di conflitti della Kyakoran
Perché non chiedete nel club? Beh, ora che ci penso, non ho visto nessun membro della Kyakuran recentemente. Ci deve essere qualcosa di cui non potete parlare, vero Kaho? Sì, esatto, è proprio come hai detto. Ma se questa è una missione per trovare una persona scomparsa, perché noi? Forse perché tra gli studenti del terzo anno che si ricordano la Kyakuran, Michirud del Ninjutsu Research Club è l'unica di cui mi posso fidare. Eh? Michirud? Sei te la maleducata, qua. Oh, presidentessa. Conosci i membri della Kyakuran? Sì, ma soltanto di sfuggita li ho incontrati. Non mi ricordo molto. Questo è abbastanza per la missione. E adesso, che cosa hai in mente? Questa volta? Ho capito. Perfetto. La nostra missione è scoprire cosa è successo a Kuzunoha. E la presidentessa della Kyakuran conosce questa persona? Ok, ci proveremo. Presidentessa, parlaci della Kyakuran. Sono davvero forti e fighi come ninja? Solo gli elite possono unirsi alla Kyakuran, quindi... Il consiglio di Kyakuran, ne ho sentito parlare prima. Ma non possono battere i ninja. I ninja sono sempre gli ultimi che rimangono in piedi. Esatto, i ninja sono i migliori. Izuna, Tsukuyu, Michiru, questa è una missione importante. Sì, ok. Ok, ti dobbiamo molto, quindi... Sì, faremo del nostro meglio. Nel caso di una crisi senza precedenti come questa, l'unico posto dove la Kyakuran andrebbe... Sì, la presidentessa deve essere andata al Twilight Temple, nel grande Snowfield. Dopo aver analizzato tutte le informazioni, mi sembra abbastanza certo. Questo è il posto dove la presidentessa della Kyakuran incontra Kuzunoha. Quindi, probabilmente incontrerete la presidentessa là. Stiamo mettendo le nostre speranze sulle tue intuizioni vaghe, Nia. Spero che tu abbia ragione. Oh, Kaho, te l'ho detto. Ne sono abbastanza sicura. Fortunatamente è stato confermato che gli effetti dei falsi Sanctum non sono così forti in quella zona, quindi il pericolo dovrebbe essere minimo. Però sarebbe brutto fare delle assunzioni troppo affrettate riguardo una situazione senza precedenti come questa. Quindi per favore fai attenzione. A parte i scherzi, Kaho ha ragione. Ci stiamo prendendo dei rischi qui. Quindi tornate indietro immediatamente, se non è al tempio. Oh, e ovviamente dovete avere la massima discrezione con questo meeting. Per favore. Queste sono informazioni che non devono ancora essere rivelate al pubblico. Ricevuto. Cercheremo questa persona e torneremo subito se non è là. Se ci sono dei problemi, vi contatteremo. Per favore, fate... attenzione anche per noi. Quindi, club di ninjutsu, andiamo alla grande piana ghiacciata per trovare la presidentessa della Kyakuran. E adesso dobbiamo aspettare soltanto delle news. Esatto. Il club del ninjutsu ha trovato delle informazioni importanti. Iroha! Iroha, dove sei? Preparati! Eh? Prepararmi? Non dovremmo aiutare Shale. Non ti preoccupare, Iroha. Tutto è stato preparato. Cosa? Ma cosa intendi?
Sì. Questa è una buona opportunità che non ci possiamo permettere di perdere. Episodio 3. Pianificare un'operazione, parte 1. Il primo falso sanctum. Deserto di Abydos. Qui è Okusora Yane, che sono in carica dell'operazione del primo falso sanctum. Tutti quanti sono nella locazione designata? Unità 1, per favore rispondi. Sì, Yane, siamo pronte ad andare. Sì, sì, siamo in stand-by. Affermativo. Oshino? Tutto pronto. Quindi è quello il falso sanctum, Ayane? Sì, per distruggerlo dovremo attirare Bina da questa parte. La problem solver agirà come esca per attirare Bina qua? Conoscete tutte quante il piano? Sì, faremo andare a massima velocità questo treno e lo faremo esplodere. Ho capito, moriremo tutte. Haruka, adoro quando sei entusiasta. Non moriremo, Haruka. La seconda unità attirerà Bina e si unirà alla prima unità per attaccare insieme. Sì, questa missione sarà pericolosa, visto che saremo sopra un treno e tutto. Quindi prendiamoci cura l'una dell'altra, ok? Pare che la Problem Solver 68 ha la posizione più pericolosa. Ma siamo fuori legge veterane, dopo tutto. Sarà come fare un roller coaster. Ci divertiremo a mondo. Solo perché tu lo sappia, farò esplodere questi treni, come mi pare, durante l'operazione. Quindi non ci dire di fare altrimenti, ok? No problemo! Sono dei vecchi pezzi di ferro abbandonati. E non solo. La ferrovia desertica è stato il progetto che ha accelerato la fine di Abydos. Se possiamo almeno usarlo per salvare il mondo, non ci sarebbe nulla di più gratificante per me. Nonomi. Non sapevo che la ferrovia desertica era posseduta da Santa Nefitis. E soprattutto, bene, bene, muoviamoci, dai. Sì. Sciale, controllo zero. Per favore, rispondi. Il primo team del primo Sanctum è pronto. Affermativo. Maki, come va la situazione? Tutto preparato? Ma una cosa prima che partiamo. Assicuratevi di non entrare in contatto con il laser che esce dalla bocca di Bina. È un laser a temperatura super alta che può vaporizzare anche la pietra, quindi attente. Ok, bene. Secondo Sanctum Team, aggiornatemi. Il secondo falso sanctum nelle rovine di Millennium. Sì. Qui è Izumimoto Emi, a capo del secondo team e del secondo sanctum.
attaccheremo Chesed, che sta nella fabbrica di munizioni in rovina di Millennium. Abbiamo un'unità difensiva che blocca la parte frontale della fabbrica. Rallenterà Chesed e le sue forze infinite. Prepareremo anche un'unità d'assalto aereo nell'altezza di 3 km da un aereo di trasporto che si butterà tramite paracadute ed entrerà nel buco di ventilazione che porta direttamente al centro della fabbrica. Ho capito. Hai formato l'unità di volo? Chi sarà nell'aereo? È lì che c'è il problema. Quale problema? Non capisci le parole che escono dalla mia bocca? Io... Questo è problematico. A dir poco. La CNC, Double O e la presidentessa della Justice Task Force non riescono a capirsi. Presidentessa, è quasi ora. Dobbiamo andare. Non mi importa. Sono incazzata. Mi sta facendo incazzare. Avete capito? C'è qualcosa che puoi fare per calmare la tua presidentessa? Per caso? Se potessi lo farei. Ma non posso. Quando Tsurugi si comporta così, nessuno può ragionare con lei. Ma perché stanno combattendo? Perché? La più forte non dovrebbe andare avanti. Asuna, non dirlo a voce alta. Per favore! Troppo tardi. Ehi tu, vieni fuori. Oh, stanno per combattere? Guardiamo, sarà divertente. Eccoci qua. Suppongo che dovremo andare a supervisionare questa situazione. Beh, non è che posso fare nulla per fermarla. Andiamo. Amy, che sta succedendo? Le due presidentesse stanno combattendo per vedere chi è più forte. Oh, la presidentessa della Justice Task Force è impressionante. Ha resistito corpo a corpo contro Neru. Mai visto succedere. È Tsurugi della Justice Task Force. La chiamano l'arma segreta di Trinity per un motivo. Oh, incredibile. Era un po' che non vedevo qualcuno che non si faceva intimidire da Tsurugi. Bel tentativo. Ma prova questo. La presidentessa sembra divertirsi un mondo. Capisco. Sono successe un sacco di cose recentemente. Suppongo fosse molto stressata. Rughe in forma oggi. Non era male. Ma spero che non sia tutto quello che hai. Hai preso più danni di me. Chi se ne importa? Mi sono già curata. Mi piace la tua attitudine. Scusatemi, ma cosa diavolo state facendo? Yuka.
Dovevate dividere i team come avevamo discusso. E invece decidete di fare a botte. La vostra immaturità mi lascia senza parole. Mi spiace tutti quanti. Ma ho pensato che Yuga fosse l'unica che potesse fermare questo combattimento. Ah, stava diventando interessante. Eh? Ma dobbiamo capire chi è più forte per dividere i team. Ma sei seria? Bene, voi due. Eh? Fate una partita a carta, sasso e forbici. Cosa? Non possiamo decidere in quel modo. Zitte, non abbiamo tempo. Volete rovinare tutto il piano per le vostre bizze? Ok. Ok, sasso, carta, forbici. È deciso. Momoi, Midori, Yuzu. Abbiamo una quest urgente. Per pulire un dungeon. Lo so. Dobbiamo stare calme, Aris. È una quest importante. Andrà tutto bene? Certo. Sensei ha raggruppato le persone più forti in Kivotus. Sì, ho sentito che avremo degli alleati molto potenti nel nostro party. Quindi andrà tutto bene. Sì, alleati molto potenti. Alcuni di loro fanno parte di forze speciali o qualcosa del genere, no? Questa è Slumpia? È un po' inquietante. Rabbit Squad, siamo arrivati al bersaglio e ci siamo uniti all'unità principale. Sono qui! L'SRT! Ciao! Ciao! Non vediamo l'ora di lavorare con voi oggi. Rabbit 3, Rabbit 4, per favore fate un report della vostra locazione. Rabbit 3, supporto aereo pronto. Aspetto un comando. A te come va, Miyu? Rabbit 4, la visibilità è un po' scarsa. Il vento è 35 nodi da sud-est. Non è un ambiente molto apprezzabile. Ma comunque non ci saranno problemi a cecchinare. È un ciclone tropicale. Come fa a non essere un problema? Eccola! Un altro potente alleato, Sorasaki Hina, il capo del team prefetti di Gehenna. Piacere di conoscerti. Cecchina, quanto sei lontana dal bersaglio? Io? Qua? Circa 950 metri. Quali sono i dati della tua arma da fuoco? È una Rabbit Type 39 Sniper Rifle. Usa colpi da 7,62 e 53 mm con caricatori da 5 colpi. Il numero dell'arma è... Perdonami, ma... Oh, scusatemi. Non volevo sembrare aggressiva. Ero soltanto curiosa. Riuscire a sparare da una distanza che è il doppio del range effettivo della tua arma in queste condizioni sfavorevoli è molto oltre il tuo cecchino nella media. Dici davvero? Wow, grazie. Miyu è incredibile. Ha cecchinato con successo il suo bersaglio a una distanza di quasi 2 km prima d'ora. Sono impressionata. Si valuta una cecchina dalla sua abilità, non dalla sua arma. E sono sicuro che crescerà ancora di più. Le voci che grazie alla Rabbit Sensei è stato capace di riprendere Shale sembrano innegabili. Ma non è stato nulla di che. E poi...
Tu devi essere Tendo Varis. Da quell'incidente a Millennium. Boom boom boom. Un'esperta di massimo livello si è unita al party. Eh? Aris. Mi spiace, Aris non capisce molto bene le situazioni. Sensei mi ha detto del capo prefetto di Gehenna. Sensei? Di me? Ho sentito che il capo prefetto di Gehenna è una persona molto spaventosa che senza pietà si libra di chiunque la metta in difficoltà e la sfidi. È spaventosa. Veramente, potrebbe urlarmi addosso se sbaglio qualcosa? No, vi sbagliate! Sensei ha detto che la capo prefetta è una persona molto, molto, molto brava. Veramente? Davvero, Sensei? Qualcos'altro? È che è una delle persone su cui il Sensei conta di più, che ha tutta la sua fiducia. Quindi è un grande onore se lei si unisce al nostro party. Sono molto felice. Non importa. È nulla. Il terzo team del Sanctum ha rapporto. La Rabbit Squad e il Game Development Department sono pronti in stand-by. Richiedo conferma dell'Operation Manager. Ah, l'Operation Manager è... Sono Anaoka Yuzu, la manager del terzo Sanctum. Perché me? Yuzu, tifiamo per te. Sì, solo tu puoi gestire questa situazione, Yuzu. Confermato. Yuzu, buona fortuna. Ok. Grazie di aver seguito, ragazzi. Ci vediamo al prossimo episodio.